La fotosintesi clorofilliana è senza dubbio il processo biochimico più importante sulla Terra, in cui 6 molecole di anidride carbonica si combinano con 6 molecole di acqua per produrre 6 molecole di ossigeno e una molecola di glucosio. Il processo è iniziato dalla luce solare, più precisamente dall'energia contenuta in un quanto di luce, cioè un fotone. Recentissimi esperimenti hanno dimostrato che l'assorbimento di un singolo fotone può portare all'eccitazione di 2 molecole diverse. Questo è il risultato della combinazione degli stati quantistici di elettroni diversi. Quindi l'energia della luce assorbita risiede su 2 stati contemporaneamente, cioè in uno stato di sovrapposizione quantistica. All'interno del complesso sistema fotosintetico è stato identificato il quantasoma, la più piccola unità fotosintetica responsabile della conversione quantistica di energia solare in energia chimica. Da alcuni anni, in collaborazione con la professoressa Marcella Bonchio dell'Università di Padova, lavoriamo al quantasoma artificiale, analogo al quantasoma naturale, composto di cromofori che abbiamo studiato a tavolino, che incanalano l'energia solare in un centro di reazione, cioè il catalizzatore. Quindi, attraverso la riproduzione in laboratorio della fotosintesi naturale in un processo che viene chiamato fotosintesi artificiale, sarà possibile scomporre l'acqua nei suoi componenti idrogeno e ossigeno, oppure convertire l'anidride carbonica in composti molto importanti e molto utili come il metano e il metanolo. L'idrogeno ottenuto così attraverso la fotosintesi artificiale può essere combinato con l'ossigeno per portare alla produzione di acqua, ma soprattutto a una grande produzione di energia che può essere utilizzata in processi puliti.